Pasticceria Roletti, San Giorgio Canavese, qui a Terra Madre. Benvenuto. Grazie. Maestro del gusto. Sì. Cosa ha significato per la vostra realtà storica essere maestro del gusto? È stato un riconoscimento importante. Adesso io non mi ricordo ormai da quanti anni siamo maestri del gusto, ma veramente da tanti. È un riconoscimento che ha avuto mio nonno, perché io rappresento la quinta generazione, andiamo avanti da mio trisnonno, e mio nonno ha avuto questo importante riconoscimento. È un po' come la ciliegina sulla torta. La pasticceria la sappiamo fare, la facciamo da tanti anni, però vederlo riconosciuto è sempre un qualcosa in più. Il riconoscimento da parte degli altri, da parte della comunità, è sempre molto importante. Cosa significa per te, che sei un professionista di 30 anni, aver preso in mano come quinta generazione una bottega storica? In un certo senso, in una situazione del genere, tu ci cresci dentro questo lavoro, e quindi è stato un proseguimento naturale. Ho sempre aiutato mio padre, soprattutto sotto Natale, nei periodi di maggiore lavoro. Poi in realtà io ho fatto totalmente altro, ho studiato filosofia, e poi sono invece tornato, perché secondo me è un lavoro duro, è inutile girarci attorno, è un lavoro duro, occupa molta parte del tuo tempo, ti lascia poco tempo libero rispetto ad altri lavori, però è anche vero che portare avanti una tradizione del genere, che comunque nel suo è unica al mondo, è un dovere, è un piacere, però è anche un dovere verso chi ti è venuto prima e chi si spera verrà dopo. Allora, San Giorgio Canavese, e vi auguriamo buona Terra Madre e buon lavoro.